Benvenuti in questa presentazione dedicata a Studio. Studio è un software gestionale per la gestione delle pratiche e un'archiviazione dei clienti, tecnici e imprese. Infatti permette quindi di poter quindi creare quello che è un cliente e dal cliente poi gestire quelle che sono tutte le documentazioni e le pratiche legate a quel determinato cliente, anche eventuali appuntamenti o gestioni economiche. Vediamo insieme un attimo come è strutturato. Innanzitutto, all'avvio si presenta con un'interfaccia del menu Home, dove c'è la possibilità di gestire quindi le zone degli archivi, delle fatturazioni, una rubrica degli uffici, archivio dei moduli generici e un'agenda appuntamenti. Difatti, all'avvio si prepara con un'agenda di visualizzazione per giorno, settimana e mese, quindi possiamo sceglierne una visualizzazione. Eventualmente creare quello che è l'evento. Inoltre è possibile sincronizzare il calendario con l'account di Google. Se andiamo nella sezione tutorial, qui ci sono tutti i video tutorial dedicati e poi la cosa principale importante, la prima cosa è quella di creare, quindi andare a inserire quelli che sono i dati dell'utente principale di chi utilizza poi quindi Studio. Quindi cliccando su impostazioni utente io posso inserire i dati generali del professionista, allegare eventualmente anche un'immagine. E quindi ad esempio io andiamo a inserire quelli che sono i dati di un generale di un tecnico, quindi andiamo a inserire quelli che sono i dati principali, insomma data di nascita, ok, calcolo del codice fiscale, partita IVA, cioè tutti quei dati che residente residenza, indirizzo via Roma, ok, 0825 1912 258. Andiamo a inserire quelli che sono tutti i dati principali. Inoltre è possibile andare a inserire anche i dati relativi ai dati contabili, quindi dati per quanto riguarda banca, filiale, dati fiscali, soprattutto cassa previdenziale. Possiamo inserire tutte quelle che sono legate poi alla fatturazione, cassa di tipo INPS, ritenuta d'acconto, insomma, possiamo inserire tutto quello che ci può servire. Poi, per quanto riguarda inserire anche dei parametri utente e password di sicurezza, se vogliamo avere un accesso riservato al programma, di default non c'è nessun accesso. E poi impostazioni, come dicevamo, possiamo quindi associare quello che è l'account di Google per sincronizzare i nostri appuntamenti. Possiamo procedere quindi a fare salva modifiche e a questo punto possiamo andare nella sezione del cliente. Di qua infatti abbiamo già creato un nostro cliente, doppio clic e possiamo quindi inserire innanzitutto i dati del cliente, le pratiche quindi del cliente, documentazione d'identità. Difatti Studio ha la possibilità di inserire quello che è il documento, identità. Adesso io prendo giusto un file. Numero, data di emissione, emesso da chi e quindi poter allegare, doppio clic, quindi alleghiamo e prendiamo quella che è un'immagine o quel che sia, ad esempio prendiamo un'immagine giusto per questo in automatico verrà, può essere visualizzata, vedete, come immagine, oppure posso anche eliminare dall'archivio. Verrà creato quindi una copia del file e verrà inserita nell'archivio di studio. Per quanto riguarda le pratiche, posso gestire più pratiche contemporaneamente a un determinato cliente. Nuova pratica, e quindi vado a cliccare, quindi vedete c'è già l'associato, tipologia della pratica, posso creare anche quelle che sono delle nuove tipologie e inserirle personalizzando quindi il mio archivio. Descrizione sintetica, successione, data di inizio, data di chiusura, se in pratica in corso, definizione, sospesa, ultimata. Posso associare anche dei campi descrittivi per quanto riguarda cartelle dove si trovano determinate documentazioni e scegliere anche il numero di protocollo per le pratiche. Posso indicare la pratica use e posso inserire delle note. Successione, insomma, da presentare. Mancano documenti degli eventi.
eredi, quindi a dare appunto delle informazioni specifiche. Impegni e scadenze, ovviamente posso a questa pratica aggiungere un impegno nel calendario, dare appuntamento. Quindi dare delle informazioni specifiche, tipologia di appuntamento, quindi posso scegliere impegno in agenda, dare una priorità più o meno se mi interessa, appuntamento che poi io appunto andare a definire, luogo, studio, descrizione, eccetera, ricordami appunto per 10 minuti prima, ok. Quindi vedete associato un appuntamento, se adesso vado in agenda appuntamenti, eccolo qui il nostro appuntamento da poter andare a utilizzare. Posso selezionarlo eventualmente e fare cancella. Quindi mi dà la possibilità anche di conservare o cancellare quelli che sono tutti i miei appuntamenti. Vado di nuovo alla sezione pratica, vedete già mi ha associato quella che è la pratica, doppio clic, ritorno all'interno delle pratiche, impegni e scadenze. Allegati, posso aggiungere una serie di allegati come abbiamo visto prima, documentazioni, sia PDF, sia DVG, sia immagini, posso andare a inserire quelle che sono tutte le mie. Poi doppio clic per aprirle poi direttamente all'interno del mio sistema. Quindi vedete in automatico si apre il documento e quindi esce quello che la pratica da visualizzare. Voglio eliminare l'allegato, posso eliminarlo tranquillamente. Quindi dalla pratica posso aggiungere eventuali moduli. Aggiungi moduli, qui abbiamo tutta una serie di moduli, sono integrati anche quelli delle pratiche edilizie, CILA, CILA, SCIA, quindi posso aggiungere anche questa modulistica. Posso inoltre andare a eseguire quella che è la gestione economica. Quindi aggiungere una serie di voci allegate a quella pratica, posso dire progetto, sopralluogo o aggiungere delle voci specifiche e quindi dare gli importi unitari e scegliere ad esempio la quantità e quindi fare delle voci specifiche, tipo ad esempio 25 euro, andiamo, ok, preventivo, giusto, adesso do un titolo, descrizione così di base. Ok, quindi io ho detto che è stato indicato appunto questa voce di gestione economica. C'è anche una sezione dedicata alle fatture emesse, però ovviamente adesso in questo caso le fatture vengono prevalentemente fatte in modo elettronico, però ho la possibilità comunque di fare delle stampe, c'è cioè un prospetto di fatturazione che prendendo quindi dalla gestione economica posso quindi aggiungere voci e quindi da fatturare calcolando quindi la cassa, l'IVA e ritenute d'acconto e quindi calcolarmi la fattura da presentare come stampa cartacea di riferimento. Quindi io posso tranquillamente utilizzare questa sezione per fare delle fatture legate alle gestioni economiche. Ad esempio, qui posso selezionare la gestione economica, doppio clic, vedete, da fatturare, quindi lui si attiva la fatturazione su questa fattura. Quindi posso poi fare la fatturazione, eccola qui, l'ho selezionata e quindi già mi ha caricato la voce, salvarla e fare l'anteprima, vedere praticamente di stamparla eventualmente. Eccola qui, e vi fa vedere quindi un'anteprima della fatturazione del modello, ovviamente dove vengono riportati dei dati di intestazione. Ora vedete c'è ancora la demo e quindi mi dà la possibilità di vedere quelli che sono i dati precaricati. Quindi mi permette quindi di avere una gestione completa per singolo cliente e ovviamente c'è una gestione anche per quanto riguarda tecnici imprese e per quanto riguarda le pratiche, la possibilità di fare filtri per protocollo, per anno, tipologia e stato della pratica. Quindi fare anche dei report di stampa da visualizzare, insomma, e vedere un report dettagliato di quelle che sono state tutte le pratiche.